Vabbè ragazzi, oggi facciamo le nuvolette di gamberi. Innanzitutto noi del gamberi non lo facciamo a noi, lo compriamo sempre già fatto. Questo qua c'è scritto nuvolette di Draco. In realtà sono nuvolette di gamberi. Draco viene usato questa parola perché è il simbolo della Cina, diciamo. Le antiche cinesi si dichiaravano figli di Drago. E gli imperatori, diciamo, figli di Drago. E poi si dice anche una parola che si dice il drago sta lontano, significa che qualcuno sta lontano, indica sempre le persone, come un cinese alla fine. Quindi anche nel Signore delle Carte c'è il simbolo drago, quindi qualsiasi cosa riferito a drago, diciamo più o meno nell'Oriente, indica sempre la Cina. Innanzitutto, questo qua è composto 80% di amido di mais. Poi c'è sale, zucchero, glutamato e qua c'è scritto salsa gamberi, ma in realtà dovrebbe essere gli scarti di gamberi che vengono riciclati, cioè il guscio di gambero. Una volta viene bollito, non bollito, viene fritto e poi viene fatta farina e poi viene messo qua dentro. Comunque sia, i gusci di gambero sono molto ricchi di calcio, quindi fa bene pure. Apriamo. Ci sta queste piadine. Innanzitutto questo dovete usare olio esclusivamente prima passare olio. Non potete usare olio da friggere più volte usato, se no vi viene un'oretta molto giallo, viene quel colore sgradevole, diciamo. Innanzitutto ricordate che il fuoco deve essere massimo di potenza. Lo immergete e lo tirate subito fuori perché questi si cuociono subito. Aspettiamo. Lo sbocciate. Ecco qua, nuvolette di gamberi. Va bene ragazzi, se vi è piaciuto metteteci un like al video e condividete. Se volete sapere dove si trovano gli alimentari, diciamo a Roma, conosco un paio, sulla via e tutto quanto. Se volete saperlo mi scrivete. Io c'ho altre città, non sono mai stato, quindi dovete cercare voi. Va bene, ciao ragazzi, alla prossima.